consegnati in Camera di Commercio a Fermo gli attestati del marchio Ospitalità Italiana alle strutture ricettive della provincia. Alla nona edizione il territorio nel suo complesso ha raggiunto la ragguardevole cifra di 80 tra hotel, ristoranti, agriturismi, stabilimenti balneari, country house, campeggi e bed and breakfast, certificati e riconosciuti dall'ISNART, l'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e dalle locali Camere di Commercio. Moltissime le conferme, da segnalare anche 5 new entry, per un totale di 22 comuni interessati su 40 totali, con Porto San Giorgio a fare la parte del leone, 20 le strutture certificate, seguita da Fermo con 18. Presenti e coinvolti nelle premiazioni anche tutti i sindaci dei comuni interessati, a dimostrazione della crescita qualitativa del territorio, così come evidenziato dal presidente della Camera di Fermo, Graziano Di Battista. Noi ripetiamo sempre che abbiamo un territorio che è splendido, diamo i numeri in aumento a livello turistico e quasi mai ci ricordiamo che se i numeri aumentano è perché chi sta sul territorio, che offre i servizi, chi fa accoglienza, chi fa ristorazione, chi accoglie queste persone, evidentemente sta dando un contributo importante che noi riconosciamo. Mi piace sottolineare che questo riconoscimento non è che lo diamo, come magari qualcuno può arrivare a pensare, come per simpatia. In realtà invece le attività che hanno avuto riconoscimento sono state sottoposte a un controllo, sia perché quanto riguarda la struttura, ma anche la loro capacità d'accoglienza, dove molto spesso il controllore o i controllori sono arrivati senza che loro sapessero chi era o cosa era andato a fare, e hanno superato un test significativo che peraltro vale per il nostro territorio, per l'Italia e per molti paesi europei. Quindi dà un valore aggiunto di qualità al nostro territorio, ma a me piace evidenziare e sottolineare, vedere questi nostri operatori che vengono sottolineati per la capacità di accoglienza e per l'umanità che dimostrano ai loro ospiti. Naturalmente poi li sento parlare di cure di particolari, li sento parlare di passione, li sento parlare che sono le carte vincenti per poter andare avanti e per potersi migliorare. Ci ho aggiunto anche che vedo che fanno rete, cominciano tra loro a scambiarsi indicazioni e suggerimenti. Ci ho sottolineato la possibilità, anzi l'opportunità, di mettersi in rete anche con gli istituti, dato che qui abbiamo l'istituto alberghiero, ma non solo quello, perché in un concetto di alternanza scuola-lavoro sono sempre loro i protagonisti che possono favorire la formazione dei giovani del futuro, che in qualche modo o li affiancheranno o li sostituiranno, dipende dai tempi. Presidente, voi fin dall'inizio avete coinvolto i sindaci, non è semplice, no, portarli ad una cerimonia di questo tipo per evidenziare che cosa? Beh, intanto perché il sindaco ha una visione dell'intero territorio ed è importante che colgano anche loro, ma l'hanno colto, tant'è che la presenza di qualche operatore che sta a lavorare è mancata, ma quella dei sindaci non è mancata nella maniera più assoluta e anche con sacrificio. Quindi riconoscimento ai loro operatori e anche un'attenzione futura e anche lì un collegamento. Io non ho mai pensato a una strada utile tra i comuni che si mettono insieme e diventa un comune unico, perché ognuno di loro, i famosi campanili, sono portatori di, anche lì, di passioni, di realtà e caratteristiche particolari. Però anche qui mettersi un po' in rete, fare insieme squadra e promuovere l'intero territorio insieme, credo che sia un fatto importante. Dopodiché devo anche dire che a me ha fatto piacere, direi sono stato al limite della commozione, vedere che loro hanno molto apprezzato questo nostro chiamarli insieme e mettere insieme sindaci del territorio, operatori del territorio, e cercare di dare indicazioni positive. È una delle poche volte che forse andiamo a un'assemblea e non troviamo chi contesta, ma chi applaude. In chiusura una sorpresa, l'assegnazione del marchio è stata proposta anche per il presidente Di Battista e per tutta la struttura camerale da parte del sindaco di Amandola, Adolfo Marinangeli, per quanto hanno fatto e stanno ancora facendo per il sostegno dell'economia del Fermano.
Commovente, perché che possa partire spontaneo da sindaci è stata veramente una cosa bella. Di questo però voglio ringraziare l'intera mia giunta, il consiglio e devo dire una struttura che, seppur ridotta a minimi termini, riesce sempre a organizzare grandi cose e al meglio. Io mi auguro che questi territori, le territorialità, non vengano abbandonate e chi governa non pensi ad accentrare, ma pensi a mantenere sul territorio le sensibilità, perché è solo lì che si colgono. Da 8 a più di 80 in 10 anni è questa l'evoluzione dell'assegnazione del marchio ospitalità italiana nella provincia di Fermo. La certificazione gratuita, volontaria e annuale attribuita dall'ISNART riconosce la qualità del servizio nel settore turistico e della ristorazione secondo una serie di parametri precisi che danno a chi lo ottiene un valore aggiunto unanimemente riconosciuto. Siamo orgogliosi di questo risultato perché siamo partiti nel 2009 con praticamente 6-7 imprese. Oggi siamo arrivati a 80 strutture che hanno ottenuto il marchio di qualità ospitalità italiana. Tante di queste strutture hanno ottenuto il rinnovo del marchio, vuol dire che danno importanza a questo distintivo così particolare che è molto diffuso a livello nazionale e internazionale su tutti i network principali dedicati ai turisti e anche riconosciuto dai consumatori. Quindi c'è probabilmente molta consapevolezza da parte delle imprese e delle strutture ricettive che questo è un marchio di qualità che dà ottimi benefici per l'impresa, per l'attività. Chi trova come ospite questo marchio sa di poter contare su alcune cose che poi sono quelle che rientrano nel disciplinare, nei parametri per ottenerlo. Assolutamente sì, c'è un disciplinare molto rigido che tratta della qualità dei servizi, dell'accoglienza, appunto della struttura ricettiva, e il valutatore valuta tutte le caratteristiche della struttura e dà anche dei consigli laddove c'è la possibilità di crescere. Questo è anche un aspetto molto importante, perché ci troviamo di fronte a imprenditori che sono eccellenti nelle loro attività, ma che possono ancora continuare a crescere. Per cui il lavoro svolto dall'esperto dell'Insnat è importantissimo durante le sue visite nel territorio. E devo dire che tanti imprenditori continuano a crederci, lo rinnovano questo marchio e quindi aderiscono al bando volontariamente ogni anno, e tante imprese iniziano a capire che questo è importante, questo marchio è molto importante, per cui aderiscono anche per la prima volta come prima candidatura a questo bando. E a tutela dell'ospite, inteso come sicurezza di un ambiente accogliente dotato di servizi che rispondano alle attese dei clienti, tutto questo in un contesto anche difficile per le conseguenze del terremoto anche sul turismo. Giuseppe Millozzi è vicepresidente della cooperativa che gestisce il centro agrituristico polivalente Dimensione Natura ad Amandola, riceve come riconferma questo marchio di qualità, quindi un lavoro che prosegue sulla strada appunto dell'accoglienza, la qualità e la ricettività in un periodo molto difficile. Siamo ad Amandola e siamo al secondo anno dopo il terremoto, un terremoto tra l'altro che continua ogni tanto a farsi sentire. Noi abbiamo sempre messo al centro le persone e i turisti, ma anche la gente del territorio, dato che la nostra realtà è molto composita, abbiamo un maneggio che fa centri estivi per i bambini, abbiamo la navigazione sul lago, ci sono voluti circa 20 anni per avere i permessi, finalmente si può venire a tutti i paesi e fare giri in barca, in pedalò, con il binocolo, osservare l'avifauna, sono cose molto emozionanti. E gestiamo un'antica stazione come luogo anche di accoglienza e vendita di prodotti del territorio, ma soprattutto chiaramente la ristorazione e le camere sono il fulcro delle attività, ecco. E le difficoltà non sono mancate, noi abbiamo accolto in una delle nostre strutture per un anno e mezzo i terremotati dei paesi vicini, quindi a dimostrazione che le strutture erano state ben costruite. Ahimè, tante altre hanno subito una sorte ben peggiore, purtroppo erano delle bellissime cascine di campagna, ma anche un po' fragili perché molto antiche. Ecco. Siccome faccio parte anche dell'associazione turistica Segreti Sapori dei Sibillini, questa realtà ha permesso un lavoro di gruppo 7 anni consecutivi. Abbiamo di nuovo questo riconoscimento. Cioè, dietro questo riconoscimento non ci sono, ci sono tantissime persone. Il fatto che sono io a ritirarlo non significa assolutamente niente, io posso solo ringraziare e il mio team di lavoro, lo staff, il personale che lo fa con passione, con spirito di sacrificio anche. Non lo facciamo per i soldi, voglio chiarire questo, ma
anche per un amore del territorio che vogliamo si possa un attimo allargare all'interno della suggestione turistica, uno, ma anche oggi io sono molto convinto che nei tempi futuri c'è una formula che è racchiusa in uno slogan che non dovrebbe essere né politico né per accaparrare fondi europei, ma dovrebbe essere qualcosa che parte dal cuore e dalle persone. Creare nel territorio montano di Sibillino una cooperativa di comunità. Che significa? Tutte quelle realtà che sono state danneggiate, che fanno fatica o per il cambio generazionale o perché danneggiate e non riescono a ripartire, e metà di noi sono fermi, per cui quelli che stanno lavorando lavorano con fatica, vanno avanti, ma gli altri vorrei che ripartissero e soprattutto che prendessero a bordo tanti giovani del nostro territorio. Roberto Apolloni è il titolare del Robin Wine Bar, un ristorante, siamo a Montegranaro, ottiene questo marchio di qualità a conferma di un percorso che va in quale direzione? Un percorso che va verso la crescita sicuramente, è il sesto anno che riusciamo ad ottenere il premio, ogni anno cerchiamo sempre di migliorare e quindi di raggiungere sempre questo premio e altri. Il nostro è un locale serale dalle 18 in poi, quindi lavoriamo dall'aperitivo alla cena fino al dopo cena. Ogni anno proponiamo una rassegna jazz, quindi cerchiamo di creare un ambiente confortevole per i nostri clienti sia dalla cena che nel dopo cena. E poi ci sono quelli che per la prima volta ricevono questo riconoscimento, 5 nel 2018, e allora la soddisfazione è ancora più grande. Riccardo Tarantini, titolare del Delfino Verde, ristorante e stabilimento balneare, arriva questa certificazione di qualità e dunque accanto alla fatica e ai sacrifici ci sono anche i riconoscimenti e dunque un modo per iniziare al meglio la stagione. Beh, senz'altro sì, visto che è proprio all'inizio della stagione, però diciamo che è una conseguenza logica per chi svolge questa attività migliorarsi anno per anno, soprattutto nel settore balneare, dove ci sono sempre queste novità attraverso i giochi o altro tipo di strutture, è una conseguenza logica. Chiaramente vederselo riconoscere non fa altro che piacere. Ha ritirato il premio sua figlia, quindi c'è una continuità. Noi siamo famiglie di generazione di pescatori, che poi dal 92 abbiamo iniziato anche questa attività, che chiaramente quella della ristorazione la abbiniamo con la pesca, col prodotto che viene dal peschereccio, che due miei figli continuano a svolgere questa attività, mentre la parte femminile con mia figlia e mia nuora e mia moglie portano avanti questa attività. Per mangiare il pesce bisogna seguire le stagioni. Non tutte le qualità sono buone in una stagione qualsiasi. Il pomodoro a gennaio non è nostrato, perciò non credo che abbia lo stesso sapore di quello di maggio del nostro territorio. La stessa cosa vale per il pesce.